Ragazzi, allora in questo video, come ci è stato richiesto da molti, vorremmo parlarvi dei nostri investimenti, o meglio, degli investimenti di Roberto, perché lui che se ne occupa, io cerco di evitare perché uno ci capisco poco e due lui è più portato, quindi lascio fare a lui. Allora, c'è da fare una piccola premessa. Noi negli ultimi anni abbiamo ridotto parecchio il nostro stile di vita. Non abbiamo debiti. Non abbiamo rate perché riteniamo che comunque sia un po' una sorta di impiccagione, perché una volta che hai una rata, poi magari ne fai un'altra ancora, alla fine tutto si somma. Abbiamo ridotto l'affitto cambiando casa, perché comunque abitavamo in una zona più centrale ma pagavamo di più. Qui siamo più in periferia e paghiamo un pochino di meno, a fronte però di una casa più grande con stanza per Matteo e balcone, che là non c'erano. Allora, noi di base viviamo al di sotto delle nostre possibilità, perché comunque qualche soldino ce l'abbiamo, però abbiamo deciso proprio come stile di vita di ridurre un po' le spese inutili, ecco. Questa parte di soldi la investiamo in modo da cercare di garantirci un futuro migliore, tagliare un po' dal presente per avere un futuro più tranquillo. Allora, per esempio, una volta, qualche anno fa, soprattutto nei primi tempi che eravamo qui, andavamo molto più spesso al ristorante, prendevamo un sacco di caffè fuori al bar, mentre adesso caffè massimo 2 volte a settimana, magari una volta in settimana e il sabato pomeriggio. Al ristorante andiamo pochissimo, se va bene una volta al mese, due, non di più. Non abbiamo l'auto, quindi grosso risparmio anche da quel punto di vista. Abbiamo ridotto, per esempio, il numero di abbonamenti, l'abbonamento ai mezzi, per esempio, prima ce l'avevamo tutti e due, adesso ce l'ho solo io. Roberto in settimana va a lavoro in bicicletta e sabato e domenica lo accompagno io col mio biglietto, diciamo così. Sono 50 euro al mese in meno. Esatto. Anche gli acquisti cerchiamo di regolarci, diciamo di non fare spese superflue. Prima di fare un acquisto, valutiamo bene se quella cosa ci serve veramente, se può esserci utile nella vita quotidiana. Ovviamente ci concediamo qualcosa, non è che viviamo proprio. Fare acquisti impulsivi è più facile adesso che è tutto a portata di cellulare, si può acquistare anche quando si è in casa. Basta l'applicazione di Amazon o Esatto. Zalando e si può comprare veramente di tutto. Ciao, amore. E quindi alla fine bisogna cercare un pochino di limitarsi, soprattutto perché ci siamo anche resi conto che alle volte accumulavamo oggetti senza averne realmente bisogno e quindi stiamo anche un pochino abbracciando una teoria di Minimalismo, diciamo minimalismo. così. Stiamo cercando in questi periodi anche di liberarci di oggetti Non ci servono. che riempiono solo la nostra casa. Per esempio, ho trovato un sacco di vestiti che non ho mai messo, quindi via. Magari dei libri vecchi che magari non ho più usato, o non ho mai usato, magari ho comprato, non ho mai usato, e via. Non lo usi Vecchi, più. giocattoli. Beh, ovvio, in cantina dell'altra casa avevamo qualche giocattolo. Certo, amore, certo. E quindi cerchiamo di valutare bene ogni spesa. Naturalmente qualcosa ogni tanto ci concediamo, per carità. Per esempio, se abbiamo in mente un acquisto magari un po' più grosso, tra virgolette, magari tecnologico, così, cosa facciamo? Mettiamo da parte dei soldini, quando raggiungiamo la cifra lo compriamo. Anche lì però valutando se serve veramente, perché non è detto. Per esempio, adesso abbiamo visto un computer che ci piace. La parte istintiva e razionale direbbe: cavolo, lo compro. Poi però pensi, ma il computer ce l'abbiamo, funziona, perché prenderne un altro? La scimmietta con i tamburetti dentro il cervello. Compra, 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 compra. Esatto. E quindi cerchiamo di limitare, comunque si riesce a vivere lo stesso, per carità, qualcosa ci concediamo ogni tanto. Diciamo che la cosa per cui spendiamo più volentieri sono i viaggi. Sono i viaggi, è vero, spendi un po' di più, ma dopo puoi dire sono andato in Finlandia, sono andato in Turchia, e quando mai ci ritorno, cioè quando mai capita, quindi tanta roba. E per dire, Matteo tra qualche anno si Si ricorderà. ricorderà delle renne, degli husky, È un ricordo che del. avrà sempre nella sua mente, Eh sì. che comunque è stato Anche costoso, quando però ne è valsa la sarò pena. scheletro. Sì, Matteo. Ovviamente, di tutto quel discorso che aveva fatto Valentina, l'obiettivo del taglio comunque delle spese è per avere maggiori risparmi e quindi una maggiore capacità di investimento. Ci sono due alternative per avere più soldi da investire. Ovviamente, se non si è ricchi, se non si ha già un grosso capitale, bisognerà accumularlo mese per mese lavorando. Ci sono due possibilità. Una possibilità è quella più difficile, più faticosa, che è quella di cercare di trovare un lavoro più remunerativo o di fare più ore in modo da avere uno stipendio più alto e quindi delle entrate più alte tutti i mesi. Questa
Questo è comunque difficile e ci sottrae comunque buona parte delle nostre risorse limitate, il tempo. La risorsa più preziosa che abbiamo, e secondo me ha senso sempre fino a un certo punto, perché poi alla fine lavorare troppo più di 40 ore a settimana secondo me non ne vale neanche la pena. E forse è meglio lavorare un pochino meno e cercare di avere uno stile di vita un pochino più frugale. L'altra possibilità invece, come abbiamo detto noi, è quella di tagliare un pochino sulle spese in modo da avere qualcosa in più tutti i mesi da poter investire. Una volta avuti questi risparmi, noi abbiamo una cifra fissa al mese che cerchiamo di investire. Io ho due broker che uso, uno principale che è Legiro, su cui verso buona parte i miei soldi mensili, e tutti i mesi faccio un acquisto o ETF a distribuzione o azioni da dividendo. Il mio obiettivo, come vi avevo già detto, è quello di crearmi una rendita. Per farlo ho bisogno appunto di comprare delle azioni che siano abbastanza sicure e che comunque diano un rendimento costante nel tempo. Ogni mese, appena ho la possibilità, faccio il mio investimento e poi sto tranquillo, perché faccio solo un'operazione al mese, per evitare di incorrere in troppe commissioni, perché anche voi sapete che ogni acquisto che viene fatto ha un tot di commissione. Su Legiro è vero, ci sono degli ETF gratuiti, anche se poi in realtà adesso stanno alzando le commissioni verso metà maggio, quindi di gratuito non ci sarà quasi più niente, però per esempio per l'azione si paga comunque anche 4-5 euro per operazione, quindi alla fine conviene fare un'operazione unica con un capitale più alto, cercare di tenere basso. Appunto, io non credo nel trading, è una cosa a cui sono contrario, e tanti libri e persone che ritengo serie e valide su YouTube dicono che, sebbene venga molto pubblicizzato, perché in realtà tutti cercano di vendere corsi, e in realtà non è una cosa così facile da fare e soprattutto non è facile guadagnarci. Viene tanto sponsorizzato perché in realtà fa guadagnare bene quei broker che ti vendono questa cosa qui, perché la maggior parte della gente che fa trading, ovvero operazioni nel breve periodo, compro magari la tal azione sperando che salga in una settimana e poi rivenderla, cioè quelle cose lì, o sei veramente bravo o hai molte conoscenze, altrimenti sei destinato al fallimento. E quindi, come si viene detto, il 90% dei trader non solo non guadagna ma anche perde soldi. Diverso invece il mio stile di investimento, che è un investimento a lungo termine. Io compro e cerco di vendere il meno possibile. In passato vendevo un pochino di più quando magari c'era qualche rialzo, adesso puoi star tranquillo anche da quel punto di vista, perché poi anche a livello di tassazione è complicato. Se fai tante operazioni bisogna un po' studiarla per fare anche la dichiarazione dei redditi, e quindi io sono arrivato ad avere mediamente una rendita di un centinaio di euro tutti i mesi, circa 100 euro, poco meno. E devo dire che negli anni questa rendita è aumentata molto. Se il primo anno avevo fatto 40 euro in tutto, il secondo anno ho fatto all'incirca 180 euro, quindi una media di 15 euro al mese. Il terzo anno, cioè l'anno scorso, sono stato sugli 800, quindi intorno ai 60 qualcosa euro. E quest'anno sono già sopra quella cifra. Sono passati solo ancora 4 mesi, perché poi maggio ancora devo ancora vedere quanto riesco a prendere. E comunque la media si attesterà sui 100 euro al mese. E devo dire che è bello vedere sia il capitale che cresce, sia vedere l'aumento dei dividendi. Una cosa che ci vuole assolutamente per fare una strategia di questo genere, che forse è la cosa più difficile, è essere costanti. Cioè, che non ci sia magari qualche mese che magari uno dice no, ma io sto mese ho fatto un viaggio, ho speso più soldi, quindi non ce la faccio. Piuttosto ha più senso magari abbassare la cifra mensile che si vuole investire e cercare di essere comunque costanti nel tempo. Questa è la cosa più difficile. E anche secondo me il fatto che bisogna farlo anche nei periodi in cui le cose vanno male, perché i mercati, come penso che sappiate, hanno delle oscillazioni. Ci sono dei periodi di grande crescita dove tutto va su e la gente magari compra ed entra nei periodi sbagliati, e poi all'improvviso questa crescita si ferma e comincia a calare tutto, magari anche del 30%, 40%, 50%. Da sempre nella storia abbiamo visto che ci sono sempre state, per esempio nel 2001 la crisi della dot-com, nel 2008 la crisi dei mutui subprime, nel 2020 il Covid. Ci sono sempre state queste oscillazioni, e di solito la gente cosa fa? Tende a comprare nei periodi di crescita, però magari arrivando magari tardi, quando comunque le cose sono già, i prezzi sono già tanto alti,
E poi all'improvviso le cose magari vanno male e vanno giù, va tutto giù. Allora cosa fa? La gente si spaventa e col tempo tende a vendere. E lì è sbagliato perché hai comprato alto, hai venduto basso. E quindi la gente perde soldi, dice basta, le borse fanno perdere soldi, non ci entro più, è tutta una fregatura. In realtà bisogna avere un piano e non farsi prendere magari dall'opinione che si sente, perché poi si viene bombardati dai giornali che parlano di crisi, che fallisce tutto, ma alla fine gira e gira le borse ne sono sempre uscite fuori, quindi anche perché se pensiamo le borse sono l'economia reale, cioè alla fine sono le aziende mondiali più grosse al mondo le borse, non so, parliamo di Apple, di Microsoft, di Google, cioè aziende veramente mostruose. E un'altra cosa che faccio, questa cifra che metto tutti i mesi è una cifra costante, quindi facciamo finta che sia X questa cifra. Io ogni mese prendo dei dividendi, facciamo finta che nel mese prima tra un investimento e l'altro abbia preso 120 euro, esempio, e io ricarico la cifra X meno 120, quindi col tempo metto meno soldi, tirandoli fuori di tasca mia, ma in realtà c'è comunque quell'aumento di capitale dovuto sempre di più ai dividendi. Attualmente sono arrivato in questo mese a raggiungere quota 30.000 e sono soddisfatto. Sono partito 3 anni fa all'incirca, sono partito da zero senza un grosso capitale ma mettendo una piccola cifra tutti i mesi e in 3 anni sono arrivato a questa cifra e comunque sono molto contento della crescita del patrimonio e anche della crescita dei dividendi. Voglio continuare su questa strada perché soprattutto facendo dei conti la borsa sale più o meno del 7% l'anno. Se io avessi un obiettivo di un 10-12 anni, potrei arrivare con un capitale investito mensile di un certo livello, potrei arrivare a 200-300 mila euro. E questo mi garantirebbe una maggiore sicurezza per il futuro. D'altronde, come diceva qualcuno, questo signore qua, mica uno scemo qualunque, l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo. Chi lo capisce lo guadagna, chi non lo capisce lo paga. Quindi devi spendere meno soldi sui Lego? Oggi Lego! Allora, uno degli obiettivi anche che mi piacerebbe raggiungere è questo, che è sempre più famoso, ne parla sempre più gente. Questa parte di qua, ecco. Praticamente qui c'è scritto in tedesco früher frei, che vuol dire essere libero prima. È da tanto tempo che se ne parla molto anche su internet, c'è gente che ha cominciato a provare questa cosa, a licenziarsi, a smettere di lavorare magari dopo aver accumulato un bel capitale, a provare a vivere in maniera più frugale, ma a riappropriarsi finalmente della risorsa più importante che abbiamo, ovvero il tempo. Ovviamente noi non siamo pazzi, cerchiamo di raggiungerlo per gradi, però ci piacerebbe veramente uscire prima dal mondo del lavoro, perché di lavorare fino a 67 anni adesso e magari 70 perché sicuramente verrà ancora alzato, non abbiamo assolutamente voglia e non sono neanche sicuro di riuscire ad essere in buone condizioni per andare a lavorare ancora a quell'età. Insomma, se si riuscisse a farlo veramente a un'uscita del lavoro prima, mi piacerebbe cominciare a godermi un po' la vita, un po' di più, magari fare quelle cose che non posso fare, tipo dei viaggi. E chi lo sa, magari tra 10-12 anni, quando Matteo fosse più grande, di cominciare a fare un tipo di vita del genere. Magari con un bel capitale, una bella rendita mensile tutti i mesi, ci si potrebbe anche riuscire. Allora, questo movimento si chiama FIRE, è nato in America negli anni 90, e in pratica FIRE è un acronimo di 4 parole inglesi, che sono First Independence, Retire Early. Comunque avere un bel capitale dietro che ci permetta di farlo e poi retire early, cioè in pratica ritirarsi prima, andare via prima, uscire prima dal mondo del lavoro. E anche gli stessi americani che da sempre sono per il consumismo, sono per il sogno americano, per tutti gli oggetti, comprare mille cose, spendere, spandere, cominciano a rendersi conto che alla fine tutta questa cosa qui non porta un reale valore alla vita, ma al contrario ci rende schiavi di un lavoro magari che non ci piace. Quindi benvenga fare dei passi avanti verso questo, che è uno dei miei principali obiettivi in questo momento. Mamma? Sì? Ma tu ti ci vedi a lavorare ancora 70 anni? No! No! E quindi? Quindi mi piacerebbe uscirne prima. Ma devo dire che hai fatto parecchi passi avanti anche tu, hai cambiato parecchio la tua mentalità. Ok, sì, assolutamente. Anche come stile di vita, sono più frugale, più siamo d'accordo su questo. D'accordo su questo. Assolutamente. Per esempio, prima compravo tanti giornali, tanti libri.
Adesso i libri li compro. Anche vestiti un po' di più. Mm. Andavi più spesso anche tanto sui vestiti. E adesso i libri, allora qui non ne compro praticamente più. Tanto in tedesco non so leggere, cioè faccio fatica. Non so leggere, l'alfabeta lei. No, però è una perdita di tempo, so che non ho pazienza. Sì. No. E i libri in italiano, allora ordino solo su Amazon, solo quelli che mi interessano davvero. Che so che leggo, di solito sono saggi. Per il resto c'è Alberto Angela. Assolutamente. Per il resto c'è il Kindle. Eh sì. Eh sì. Il Kindle è una grande salvezza, anche perché spedire libri dall'Italia costa parecchio. I libri o comprare libri in italiano da qui comunque hai dei costi maggiori. Però non ci rinuncio, ogni tanto non ci rinuncio. Però secondo me alla fine anche sui libri non si può sempre continuare ad accumulare perché... Ma intanto l'ho già dati via parecchi. La casa è quello che è, sì, se continui a entrare della roba... Però se tu magari ogni tanto dai via qualcosa... Quella potrebbe essere un'idea. Ne ho già dati via tanti in questo periodo. Anche tu hai dato via... Hai dato via dei giocattoli che magari... Delle cosine magari che non usavi più. E così un pochino più di spazio per qualcosina di nuovo. Tra l'altro qui in Germania va di moda mettere magari degli scatoloni fuori che ho scritto Zufer Schenken. Cioè in regalo. Sì. E la gente tende a prendere anche cose magari usate. Abbiamo messo un paio di buste fuori, per esempio, qualche giorno fa è sparito via tutto. Sì, sì. Tutto. Ho messo per esempio anche un lampadario vecchio che non usavamo più, che tanto era fermo, era buttato lì per terra da mesi, di cui abbiamo deciso di liberarci. Ed è sparito anche quello. Sì, quindi questo era un video molto semplice, ovviamente io non sono un consulente finanziario, ognuno deve fare le proprie ricerche se vuole investire. A me? Che cosa vuoi? Che chiediamo a te? Cotona. Matte, tu come vorresti contribuire in un'ipotesi di risparmio? Comprare qualche libro in meno? No. Con Matteo dobbiamo ancora un po' lavorarci su questa cosa. Sì. Leggo sempre. Quindi il video finisce qua. Magari più avanti farò un video magari un po' più specifico, facendo vedere un po' le cifre, il mio portafoglio di investimenti, in modo da renderlo pubblico, in modo da farvi vedere un po'. Portafoglio o 22? Tu hai 22 euro, sì. E 41. Perfetto. 22,41. Per Lego. E noi cercheremo di andare avanti in questo obiettivo e di fare sempre meglio. E di andare verso il nostro obiettivo, ovvero questo. Speriamo che vi sia interessato questo video. Se avete dei commenti, scrivetecelo sotto, dei consigli, tutto quanto, tutto quello che volete. Se volete chiedere qualcosa, nel caso lasciateci un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, le solite cose, ragazzi. E noi ci vediamo come sempre al solito video. Al prossimo video. Ciao.